Salve, bentornati su Dungeons & Cutsage. Oggi parliamo anche, dico anche perché ho fatto subito prima di questo il video sul critico, dei riposi. Riposi brevi e riposi lunghi. Che cosa sono e a che cosa servono? Prima cosa facciamo una differenza, spieghiamo la differenza. Allora, anzi no, non la differenza, spieghiamo la cosa logica. Siete dei giocatori che vivono secondo un determinato lasso di tempo queste avventure. L'avventura di solito si vive in tempo reale, quindi state vivendo in una giornata, non state vivendo nell'arco di anni una sessione, ma la vivete ora per ora, minuto per minuto, giorno per giorno, eccetera, eccetera. Questo che cosa significa? Che avete bisogno non solo di mangiare, di bere, avete bisogno soprattutto di riposare. Perché? Perché i riposi vi concedono la possibilità di ripristinare non solo punti ferita, ma anche slot incantesimi e altre cose. Anche perché di roleplay normalmente dovete farlo, dovete riposare. Quindi cominciamo ad analizzare la differenza che c'è tra un riposo breve e un riposo lungo. Ok? Allora, riposo breve. Un riposo breve è un periodo di inattività di almeno un'ora, in cui un personaggio non fa nulla di più impegnativo di mangiare, bere, leggere e medicarsi le ferite. Ora, questo è. Ti siedi un attimo e ti riposi. Ti siedi, ti rilassi un secondo. In questo caso deve durare almeno un'ora, ok? Perché almeno un'ora? Perché il riposo breve ti consente di poter recuperare alcuni punti ferita, non tutti. Tu ti riposi un attimo, ti ripristini un pochettino. La salute, la salute. Leggiamo. Un personaggio può spendere uno o più dadi vita alla fine di un riposo breve, fino al massimo dei suoi dadi vita, che è equivalente al suo livello del personaggio. Me lo spiego. Per ogni dado vita speso in questo modo, il giocatore tira il dado e aggiunge al risultato il modificatore di costituzione del personaggio. Personaggio recupera un numero di punti ferita pari al totale fino a un minimo di 0. Il giocatore può decidere di spendere un dado vita aggiuntivo ad ogni tiro. Un personaggio recupera alcuni dadi vita che ha speso una volta completato il riposo lungo, come spiegato nel riposo lungo, come spiegato di seguito. Quindi, cosa succede? Durante il riposo breve, tu ti siedi un attimo, prendi fiato per almeno un'ora. Mangi, ti riposi, bevi, leggi quello che devi fare. E cosa fai? Tiri i dadi vita. Avete presente quei dadi vita che ci sono nella classe, che te la dà la classe, appunto, quel guerriero di 10, il barbaro di 12, il mago di 6, eccetera, eccetera. Ecco, quelli là. Tu hai un tot di dadi vita in funzione al livello. Qui vediamo finalmente l'utilizzo, oltre a darti punti ferita massimi. Perché quando tu ti riposi, tiri un tot di dadi vita, massimo quanti sono a livello. Se è a livello 4, hai 4 dadi vita. Se è a livello 20, 20 dadi vita. Scegli quanti tirarne. Tu recuperi un numero di punti ferita pari al dado vita più il tuo livello di costituzione, il tuo modificatore di costituzione. E ti recuperi persino un po' di punti ferita. Sta cosa è ottima. È davvero ottima. Perché? Perché capita quando vai in quel dungeon o in quella situazione in cui non puoi fare un riposo lungo, però ti hanno fatto danni, almeno recuperi dei punti ferita senza sprecare lo slot per un cura ferito, sprecare la pozione di guarigione, che costa. Quindi questo è molto utile il riposo breve. Si differenzia dal riposo lungo invece, dato la cosa. Un riposo lungo è un periodo di inattività esteso pari almeno a 8 ore, in cui un personaggio dorme per almeno 6 ore e svolge non più di 2 ore di attività poco impegnative, come parlare, mangiare, leggere e montare la guardia. Poi se è interrotto, la divita, ok. Che cosa succede? Succede questo, che il riposo lungo è tipo quando vai a dormire. Non quando ti fai ti riposi un attimo, tipo un'ora, quando vai a dormire. Per dove sei, barra 8 ore, tu dici 8 ore, 6 ore di 6 ore di sonno, altre 2 ore di colazione, ti ripigli un attimo. Grazie al riposo lungo recuperi tutti i tuoi punti ferita, recuperi
i dadi vita spesi fino a un numero pari alla metà del totale del suo personaggio. Quello dice se per esempio possiede 8 dadi vita può recuperare fino a 4 dadi vita, dipende appunto quanto ne spendi. Questa è una meccanica molto utile. E recuperi slot, recuperi tutti i punti ferita. Questo è il riposo lungo. Ora, perché fare un video su questa differenza? Perché tutto dipende da come si gioca, da come funziona, da come il DM imposta le fight principalmente, le situazioni. Perché ci sono, cioè, il regolamento consiglia di fare tipo in una giornata addirittura 3, 4, 5, 6, 7 fight, piccole fight, intervallate da riposi brevi. Noi tendiamo a non farlo, tendiamo principalmente a fare una giornata dove c'è molta interazione sociale, dove si è avanti nei giorni anche, e magari in una sessione c'è una fight, massimo due di solito facciamo così, tre è proprio molto raro, anche perché noi siamo tanti, di solito al tavolo siamo tipo 7-8, quindi fare una fight dura un po'. Quindi cosa fare? Fare tante micro fight, non lo so, dipende dal tipo di gioco. Magari vai nel dungeon dove c'è quella stanza, c'è quella micro fight, poi vai al corridoio, c'è un'altra stanza, c'è quella micro fight, ci sta in alcuni contesti. In altri preferiamo la battaglia tosta, impegnativa. Ecco che i riposi brevi servono quando ci sono tante piccole micro fight. Perché lì tra una fight e l'altra non ti sprechi lo slot, soprattutto i livelli bassi dove gli slot sono pochi. Ti recuperi, non ti spiego slot per curarti, ti recuperi usando un dado vita, ma sei di livello 4, ti usi solo un dado vita e poi la prossima volta ne usi un altro ancora, se hai subito danni, crea una sorta di economia degli slot da parte del mago che di solito sa che quella è la fight, li spreca tutti in una fight, se invece sa che può darsi ce ne siano diverse e non lo sa, ci pensa 2 volte prima di castare quell'incantesimo che potrebbe magari essere utile dopo. Quindi è sempre un discorso di organizzazione e di preferenza da parte del DM e dei giocatori. Per quanto riguarda il riposo lungo, quello ti ripristina del tutto. Quindi fate, che so, una sessione che dura un singolo giorno, quindi solo la mattina, poi andate a pranzo, che quello è il riposo breve, perché poi il pomeriggio dovete fare quest'altra cosa. Dipende da come impostate la vostra sessione. C'è chi dice che il riposo lungo, che ripristini tutti i punti ferita, sia irrealistico. Chi se ne frega? Cioè, nel senso, ok, sì, può darsi, ci sono delle regole aggiuntive nel manuale del Dungeon Master che consiglio di leggere chi vuole delle sessioni iperrealistiche. Ci sono appunto dove tu recuperi, non recuperi tutti i punti ferita, ci sono ferite peggiori. Quindi consiglio la lettura del manuale DM chi vuole un sistema molto più realistico, però di base, e secondo me funziona tranquillamente senza rompere gli esaloni del gioco, il fatto che tu a riposo lungo recuperi tutte le tue cose, non recuperi tutti i dadi vita, però recuperi slot, eccetera, eccetera. Ricordo che ci sono alcune abilità, tipo del mago, del druido, che riescono a recuperare un tot numero di slot in funzione al livello, eccetera, eccetera, mentre il Warlock riesce a recuperare tutti i slot, qua parlo a riposo breve, qua parlo dei riposi brevi. Quindi, senza contare che ci stanno molte abilità che si recuperano a riposo breve o lungo, e quindi qui si vede l'enorme differenza tra riposo breve e lungo. Il mio consiglio personale, capite come piace giocare ai giocatori. Questo è tutto. Capite come piace giocare a loro, ma non fissatevi su un solo tipo di gioco. È giusto che loro non sappiano se faranno 4 micro fight o se ne faranno una importante, in modo tale che non sapranno se fare economia di slot o non farne. Le loro scelte su questa cosa deve ricadere sulla situazione nel gioco e non sul metagame, dicono ma il DM di solito gioca con un'unica fight, quindi io non mi spreco lo slot. Dovrebbero ragionare non da giocatori, ma da personaggi, ok? E
E da personaggi non si sa mai se ci saranno 4 fight, 8 fight o una sola fight. Ok? Quindi scegliete il vostro stile, ma variate. Metteteci la sorpresa. Questo renderà le fight emozionanti. Io ricordo, ad esempio, una cosa che faccio io da DM è questa. Io spesso faccio un'unica fight, massimo due, e loro lo sanno. Ogni tanto mi è capitato di fare quell'unica fight falsa, cioè ti metto quel mostro che io chiamo, quella fight che io chiamo spreca slot, la chiamo così, dove ti faccio mettere quei mostri che non ti fanno così tanto danno, tra virgolette, ma hanno tanti punti ferita, in modo tale che loro dicono, mamma mia, sono forti, hanno tanti punti ferita, gli casto palla di fuoco, gli casto quest'altro incantesimo, gli casto tutto, loro sanno che di solito io faccio una fight sola, uccisi loro, ecco che gli metto il mostro vero. Quello che magari ha pochi punti ferita, ma che ha un enorme tot di danno. Quindi quelli rimangono spiazzatissimi e la cagazza li prende tantissimo. Quindi il mio consiglio è questo: variate, cercate di fare delle fight un po' più particolari utilizzando la questione delle durate della fight. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Dangerous Incantation.